Con la mostra fotografica Born in Italy, presentata questo pomeriggio in sala giunta, prende il via la prima edizione della rassegna Stranieri Napoletani, organizzata dall'assessorato alla trasparenza del Comune. Il programma prevede fino al 19 novembre un fitto calendario di eventi, mostre, convegni, laboratori per riflettere sulla condizione dello straniero in città e nel nostro paese. Questa non è soltanto una mostra e l'abbiamo scelta appositamente come evento inaugurale perché è un progetto. Questi ragazzi sono nati in Italia, sono stati educati nelle nostre scuole, ma purtroppo le norme restrittive sulla cittadinanza spesso si traducono in delle ingiustizie, in delle menomazioni in termini di diritti abbastanza clamorose, e la storia della Tantan Basket è proprio questa, cioè parte dal fatto che questi ragazzi hanno cominciato a praticare l'agonismo, hanno cominciato ad appassionarsi al basket grazie al loro allenatore, e però a un certo punto hanno avuto difficoltà ad iscriversi nei campionati di basket italiani perché la legge sportiva non prevedeva che nelle squadre ci potessero essere più di due stranieri. È stato fatto un emendamento normativo per consentirgli di andare avanti, ma chiaramente loro sono un po' il simbolo di tutte quelle battaglie che noi dobbiamo fare per questi giovani che nascono nelle nostre terre, che sono italiani di fatto ma stranieri di diritto. Attraverso gli scatti fotografici di Carmen Sigillo, la mostra Born in Italy racconta la storia dei ragazzi della Tam Tam Basket di Castelvolturno, guidati dall'allenatore Massimo Antonelli, figli di immigrati africani e protagonisti di una battaglia legislativa per il riconoscimento dei diritti. Questa mostra celebra la vittoria di questi ragazzi. Erano tutti ragazzi che non potevano giocare a basket nei campionati italiani, proprio perché non avevano la cittadinanza. E il mio racconto fotografico nasce dopo averli conosciuti. Entro nelle loro vite partendo prima dal campo, dagli allenamenti, dallo spogliatoio, per poi arrivare nelle loro case, nelle loro chiese. Racconta in realtà Born in Italy proprio perché cerco di sottolineare come questi ragazzi siano assolutamente come tutti loro coetanei che magari non per loro scelta portano un altro colore, hanno un altro colore di pelle.